La grande differenza tra gli iPhone recenti Pro con quelli non Pro è che riescono a scattare foto in formato RAW. Ma cosa significa foto in formato RAW? Perché una foto in formato RAW vi permette di portare le vostre foto a un livello superiore e quindi perché la fotocamera degli iPhone Pro è sicuramente migliore di quella degli iPhone non Pro. Questo video partirà proprio dalle basi, vi spiegherò le differenze tra il formato RAW e quello normale, diciamo così, ovvero delle foto che tutti i giorni scattiamo anche con gli iPhone Pro, ma soprattutto con gli iPhone non Pro. Vi farò vedere poi a cosa serve una foto in RAW, le caratteristiche e i punti di forza e anche quando conviene scattare foto in RAW. Vi avviso, il video sarà un po' lunghetto, ma ne varrà la pena. Un po' di storia prima di partire. Dagli iPhone 12 Pro in poi, tutti i modelli Pro dall'iPhone 12 Pro in poi hanno il formato RAW. Gli iPhone invece che sono precedenti o che non sono Pro non hanno questo supporto. Ma qual è la differenza? Innanzitutto vi consiglio di andare nelle impostazioni del vostro iPhone e poi di scorrere fino a fotocamera. Adesso toccate su formati e qui troverete una prima voce in alto, efficienza elevata e più compatibile. Cosa significa? Con efficienza elevata andrete a scattare foto in formato HEIF, detto anche HEIF, con più compatibile foto JPEG. La prima grande differenza è che se voi prendete una foto HEIF, la passate sul vostro PC, soprattutto Windows, con Mac non c'è problema, vedrete che Windows di base non ve la fa neanche aprire, perché non ha proprio il supporto per questo tipo di formato. Naturalmente se usate Photoshop, Lightroom o comunque programmi di grafica li aprirà senza problemi. Mentre se usate le foto, o meglio, il formato più compatibile, quando scatterete le foto con il vostro iPhone verranno salvate in formato JPEG e non ci sarà nessuna problematica se le passerete sul vostro PC Windows. Ma c'è una differenza fra questi due formati? C'è e come, e la capirete tra un po'. Scorriamo adesso più in basso perché adesso c'è la voce Apple Pro RAW. Apple Pro RAW è il formato RAW di Apple, che è diverso dal formato RAW generale, ma anche questo lo capirete a breve. Se poi avete un iPhone come questo 14 Pro Max o un 14 Pro o quelli che magari verranno adesso, non so, ma probabilmente sarà così, potrete scegliere la risoluzione Pro RAW se avete foto in formato RAW a 48 megapixel o 12 megapixel. E adesso che abbiamo capito dalle impostazioni cosa attivare, è il momento di farvi capire le differenze tra i vari formati. Prima grande differenza tra formato più efficiente, più compatibile, quindi HEIF, JPEG e un formato RAW è la compressione. Quando iPhone scatta una foto in formato HEIF o JPEG, con il suo algoritmo applica una piccola compressione. Questo significa che alcuni dati vengono compressi e quindi persi. Quando invece scattiamo una foto in formato RAW, questa compressione non c'è. O meglio, c'è ma è minima nell'iPhone, parlo perché comunque RAW è un formato fotografico generale e quindi ci sono molti meno dati persi. Questo praticamente significa una cosa, che una foto in formato JPEG o HEIF pesa pochissimo, 2-3 mega. Una foto in formato RAW può arrivare a pesare anche 70, 80, 90, 100 mega. Mantenete alta la concentrazione perché non abbiamo finito. Altra cosa, formato JPEG e formato HEIF rispetto a quello RAW. Cosa succede quando scattiamo la foto? Quando scattiamo la foto in formato HEIF o JPEG, iPhone in automatico prende con il suo algoritmo della fotocamera e va a modificare quella foto. Quindi applica delle correzioni in modo automatico e ne vedremo la foto finale. Nel formato RAW tutte queste migliorie non ci sono e quindi la foto, diciamo, è proprio come la state vedendo nella fotocamera. Ecco anche uno dei motivi per cui a volte delle foto in formato RAW sono scure, come questa che vi sto mostrando. Ma poi, con un po' di post-produzione, guardate come si trasforma. Non vi preoccupate, arriveremo anche a questo. Procediamo adesso con gradi, perché c'è ancora altro che devo dirvi in via teorica per farvi capire le differenze. Io fino adesso ho parlato di formato RAW e ve l'ho spiegato, però se avete letto bene l'impostazione che vi ho fatto abilitare dalla fotocamera, Apple parla di formato Apple Pro RAW. Infatti il formato Pro RAW che ha inventato Apple è un formato diverso da quello RAW, diciamo generale, e vi faccio capire come funziona. Solitamente un'immagine RGB viene rappresentata dai colori verde, blu, rosso, che vengono mischiati e rappresentati da una serie di bit con operazioni che danno poi vita all'immagine.
Bene, un formato JPEG è rappresentato da 8 bit. Una foto HEIF o una foto RAW sono in 10 bit. Invece una foto Apple Pro RAW è in 12 bit. Ma in parole semplici questo cosa significa? Significa semplicemente che una foto in formato Apple Pro RAW avrà più colori di una foto magari JPEG. E come vi dicevo, anche tra JPEG che è 8 bit e una HEIF 10 bit c'è differenza. E dunque vi ho anche spiegato la differenza fra questi due formati che di solito si usano nella fotocamera base di iPhone, non solo nelle fotocamere dei Pro. Abbiamo quasi finito la spiegazione teorica, manca un'ultimissima cosa fondamentale. Adesso bisogna fare una differenza fra il formato RAW e quello Apple Pro RAW. Di solito il formato RAW, quando viene utilizzato nelle fotocamere professionali e in generale, è un formato che salva la foto così come la state vedendo all'interno dell'obiettivo. Quello che vedete la salva. Quindi si dice anche in formato grezzo. Il formato Apple Pro RAW, che è diverso, fa quasi la stessa cosa. Dico quasi perché in modo molto più leggero va ad applicare delle piccole migliorie con il suo algoritmo, però mantiene i classici vantaggi del formato RAW. Dopo tutta questa spiegazione teorica, adesso siamo pronti a passare all'atto pratico. Mi dispiace avervi fatto una testa così, ma purtroppo serve per capire quello che adesso andremo a fare. E infatti la prima cosa che farò adesso parlerò, ma praticamente avanti a voi vi farò vedere anche come modificare una foto RAW e soprattutto le differenze con una foto normale. Ok, iniziamo la parte pratica. La prima cosa da fare è aprire la fotocamera e scattare delle foto in formato RAW e in formato normale. Il formato RAW lo troverete come icona in alto nella vostra fotocamera accanto all'icona delle foto live. Quando abilitate questa opzione state scattando in formato RAW, altrimenti formato normale, quindi o HEIF o JPEG a seconda di come avete configurato il vostro iPhone. Vediamo adesso praticamente una differenza. Ho aperto sul mio iPhone una foto live. Ve la zoomo anche un po' per farvi vedere magari sotto ai portici, poi capirete perché. E questa è la foto. Questa invece a destra è la foto RAW. Sembrano simili, anche se in realtà quella RAW è anche leggermente più scura. Vado anche a zoomarla, ma vediamo adesso una piccola differenza. Prendo la foto live, tocco su modifica e tocco su auto. Infatti se volete modificare le foto anche RAW basta semplicemente il vostro iPhone, oppure se volete essere più professionali potete usare Lightroom, ma Lightroom è anche a pagamento per sbloccare alcune funzionalità, quindi va benissimo quella base di iPhone se volete. Cosa è successo? Toccando su auto, guardate, prima e dopo iPhone ha modificato la foto con il suo algoritmo e secondo lui così va bene. Se a voi non piace potete anche scorrere verso destra o verso sinistra e guardate la foto cambierà, quindi questi parametri cambieranno. E possiamo fare la stessa cosa nel formato RAW. Impiegherà un po' più di tempo per caricare perché la foto è più pesante, come vi dicevo. Guardate, toccando su auto ha migliorato la foto e già avete visto la prima differenza di come è molto più luminosa la foto già solo con un iPhone che in automatico ha effettuato delle modifiche. Come sempre, destra o sinistra, scegliete voi le modifiche da applicare, ma invece di farvi vedere adesso già una differenza, proviamo a modificare noi queste foto e vediamo cosa succede. Prendiamo la foto RAW, modifichiamo il valore di innanzitutto vividezza e lo portiamo a 30. Naturalmente è un esempio, quindi poi dopo vediamo come modificarla davvero bene. Saturazione, portiamola a 30. Adesso andiamo su invece, torniamo indietro, brillantezza e la porterò a 30. Ok, ho fatto queste modifiche un attimo velocissime, vi faccio vedere il prima e il dopo e guardate già come la foto ha preso molto molto colore e vita. Prima era spenta, adesso è molto più accesa. Soprattutto guardate il verde che c'è, appunto sto zoomando, il verde della diciamo del prato vicino alla fontana, come adesso è verde, prima invece non lo era affatto. Voglio applicare gli stessi valori di modifica anche alla foto non RAW, quindi tocco la foto live, modifica. Ok, anche qui la foto ha preso vita. Però se confrontiamo le due foto iniziamo già a vedere che c'è una bella differenza, soprattutto nella resa cromatica. Quella RAW sembra aver preso meglio le modifiche e i colori, ma vi voglio far vedere ancora meglio, o meglio vi voglio far capire ancora meglio la differenza. Prendiamo la nostra foto live, andiamo su modifica, andiamo sul valore ombre. Questo valore infatti andrà a giocare sulle zone scure. Proviamo ad aumentare un attimo a 30. E adesso già in post produzione vi faccio vedere, zoom un attimo, guardate la differenza tra prima e dopo. Adesso tocchiamo su fine.
Facciamo la stessa modifica anche sul formato RAW. Le due foto possono sembrare molto simili, ma guardiamo la differenza. Zoom a livello di portici, quindi guardiamo dove c'è la signora qui sulla destra con il cappotto bianco, riusciamo a capire che ci sono dei manichini, ma non vediamo dei colori, niente. E qua anche sulla sinistra capiamo e non capiamo. Proviamo invece a vedere la foto in formato RAW. Facciamo lo stesso tipo di zoom. Vabbè, la signora adesso si è spostata, non è questo quello che volevo farvi vedere. Però guardate, già i manichini riusciamo a capire che hanno dei colori blu e non solo. Soprattutto anche a sinistra è tutto molto più colorato. Lasciate stare la definizione, perché questa foto è anche in 48 megapixel e ve ne parlerò dopo. Però guardate come ci sono differenze proprio di colori e quindi di saturazione. E anche di informazioni sono state catturate e tirate fuori. Ecco a cosa serve la foto RAW. Anche se la foto rimane scura, sembra scura, da lì potete tirare fuori il colore, quello che con gli occhi vedete, che magari avete scattato ma non è uscito nella fotocamera, con la foto RAW lo potete fare. E l'esempio più lampante che vi faccio vedere è quello di questa foto che ho scattato a Gran Canaria, dove c'era un bel tramonto, l'ho fatta in formato RAW, sembrava tutto scuro, con un po' di post-produzione, ragazzi, è uscito fuori quello che veramente era quel monte, che sì, era scuro di per sé, ma guardate che colori, il cielo, eccetera. Non ho applicato filtri di colore, non ho modificato la foto aggiungendo quindi cose non reali, ho semplicemente preso quello che la foto aveva, ho modificato i valori di saturazione, eccetera, eccetera, e ho tirato fuori appunto dalle informazioni il vero colore. Apro e chiudo parentesi, se dovete approfondire l'argomento di tutti questi valori per modificare le vostre foto, io ho già realizzato un video che spiego appunto come modificare le foto con iPhone. Ve lo lascio in descrizione, anche come scheda, e andatevelo a vedere perché lì spiego tutte le voci che esistono per modificare le foto e soprattutto ogni voce a cosa corrisponde e cosa va a modificare. Vi ho parlato anche di compressione e di grandezza. Voglio farvi vedere una differenza. La foto live che abbiamo modificato adesso pesa 2,3 mega ed è 12 megapixel. Invece la foto RAW pesa 75 mega ed è 48 megapixel. Ora vi dicevo che giustamente una foto RAW pesa molto di più e lo state vedendo. Immaginate avere 100 foto RAW e 100 foto normali in termini di spazio occupato sul vostro iPhone, beh, c'è una bella differenza. Qui notiamo la differenza anche in termini di megapixel. Perché? Perché gli iPhone 14 Pro e 14 Pro Max hanno introdotto il formato, o meglio la risoluzione, a 48 megapixel. Se c'è, perché non sfruttarla? Ecco per cui io vi dicevo, sfruttiamo i 48 megapixel. La differenza è nota soprattutto nella definizione di qualcosa, quindi se zoomiamo una foto sarà molto più definita rispetto a una foto di 12 megapixel. E questo significa che vedremo meglio, e soprattutto se una foto deve essere stampata si vedrà meglio, ma soprattutto se dobbiamo tagliare una porzione di quella foto non perderemo tantissimi dettagli, perché in 48 megapixel ne abbiamo catturati molto di più. Siamo quasi in conclusione, non vi preoccupate. Però voglio darvi ancora altre piccole informazioni molto utili. Quando salviamo una foto in formato RAW, la sua estensione sarà .dng. Anche questa foto, di solito su Mac non avete problemi ad aprirla, se avete Windows di base non dovrebbe leggerla, ma senza problemi se usate programmi di editing come Lightroom, Photoshop, GIMP, eccetera, le leggerà senza problemi. Una foto RAW nasce proprio con l'intento di essere una foto che dopo va modificata. Quindi se dovete scattare una foto classica, tac, ecco, bella, non scattate in formato RAW. Scattate in formato RAW solo se la foto sapete che già dopo la volete modificare per farla diventare stupenda. Un esempio classico sono le foto di notte, come vi ho fatto vedere anche nel mio video su come scattare foto alla luna, alle stelle e di notte. E anche qui vi lascio il link in descrizione. Perché come avete visto, giocando un po' con i valori, anche dalle ombre riusciamo a tirare fuori un bel po' di dettagli. Se avete un bel panorama, un bel tramonto, potete scattare foto in formato RAW per avere veramente poi in post-produzione una foto stupenda. Ma anche se dovete scattare una foto a un soggetto, a un volto, perché magari è truccato in un certo modo, se scattate in formato RAW, poi dopo giocando un po' con i valori, farete uscire fuori veramente qualcosa di magnifico. Per modificare la foto RAW, vi ripeto, potete usare anche l'editor integrato di iPhone, di iPad, di Mac, oppure potete usare app o programmi dedicati all'editing, come ad esempio Photoshop o Lightroom. Non ve li ho menzionati semplicemente perché sono professionali, sì, ma come ben sapete dovete anche pagare
licenze o comunque abbonamenti per sbloccare alcune funzioni. Sono sicuramente più completi dell'editor di base che vi dà iPhone, però sono scelte personali. Io spero di avervi chiarito un po' le idee, ma soprattutto spero che abbiate compreso perché questo video è stato anche un po' più lungo, un po' più pesante in termini di chiacchiere, ma c'era veramente tanto da dire. E credo che adesso, dopo questa infarinatura generale, avete ben compreso perché i Pro, i modelli Pro, hanno qualcosa in più a livello di fotocamera rispetto ai modelli non Pro. Se avete ancora dubbi, domande, ragazzi, non vi preoccupate, commentino e io vi risponderò. Noi ci vediamo molto presto.